Buonasera a tutti. Finalmente Eder era già si allenava con noi, eravamo un giorno non si allenava perché non avevamo ancora il nulla osta da parte del Torino, che doveva tornare da Venezia al Torino, e è già da qualche giorno che sta con noi. Un'Ari finalmente siamo riusciti a partorire questa operazione, perché pure il Cagliari, come già ben sapevate, ci aveva chiesto di tenerlo fino a domenica, fino a ieri, la partita con Genoa. Per fortuna è stata una partita a lieto fine, perché il Cagliari ha vinto e Munari, appunto, entrando, appunto, salutare il pubblico, che ha fatto bene al calcio quei suoi 10 minuti e la fine, pure la conferenza. Io che vivo con passione questo lavoro, mi ha fatto piacere a me, che sono tifoso di tutta la squadra, per cui è stato bello. E Gianni non è... parlo di Gianni prima, è qui perché l'abbiamo voluto tutti come società, l'allenatore, ma soprattutto perché lui ha voluto farlo, perché le squadre che c'erano su di lui erano tante, anche di categoria superiore. Così mi riporto pure un'altra situazione. Io a casa degli altri non guardo mai, per cui se gli altri guardano in casa nostra sono contento. Come si dice, l'importante è che si parli, non è bene né male. Per cui io non faccio i conti in tasca a nessuno, io so i conti che posso fare io. L'unica cosa che mi dispiace è che qualcuno specula su queste situazioni, sempre sui soldi, perché sembra che il Parma ha le galline dalle uova d'oro, ma non è così, perché il dottor Carra e Pietro Pizzarotti, che sono qui, e ne abbiamo discusso fino a 10 minuti fa su delle situazioni che potremmo portare avanti, sempre con moderazione, perché la società Parma, che io rappresento nella parte sportiva, tecnica, non deve fare il passo più lungo della gamba, dobbiamo cercare di tenere determinati equilibri. È normale che dobbiamo fare un po' più di sacrifici per cercare di stare sempre nel gruppone, davanti. E questa è la situazione. Io sono contento sia di Munari che qui, che di Eder, è un ragazzo che lui sa, o il suo procuratore più che altro, sa che già volevo portare diverse squadre mie, pure l'anno scorso, che giocava ancora nella primavera, perché ha delle qualità importanti. A Venezia, pure secondo me, pure per colpa sua, non ha giocato, poi esci dalla primavera, non è mai semplice i primi mesi ambientarsi in un campionato dove una partita vale tanto, perché a livello del settore giovanile sì, vale, ma non retrocedi, non ci sono dei punti veri o della classifica vera, o gente che ci lavora e fa vivere una famiglia o figli, e tutto annesso e connesso. Per cui io da parte mia sono felice e non vedevo l'ora di presentare i due ragazzi, ma con questo sappiate che io ho una squadra che ha dato tanto, soprattutto ha dato tanto fin quando adesso, fino a quando abbiamo giocato, per cui non ci dobbiamo scordare di Corbi, di Giorgino, di Scamone, di Nocciolini, di tutti, Saporetti, Canini, Monzella, lì se riesco mi dico Sommer stesso, per cui sappiate che io ci tengo a un gruppo, e un gruppo fa tanto perché ci porta i punti pure nei momenti di difficoltà. Io ho finito, perché devo scappare, devo andare via, però. A voi. Domande? Faccio una domanda a Gianni, bentornato. Presentatevi magari. Paolo Facciani, Gazzetta di Parma. Ciao, sì. Ciao. Tu torni con un doppio salto all'indietro, doppia categoria all'indietro, in una realtà che conosci, forse in un'altra realtà di lavoro. Non avrebbe avuto lo stesso fine. Cos'è che ti ha spinto a fare questo doppio salto all'indietro? Cosa speri di trovare che non hai avuto nel primo passaggio quando parla insieme?
Ma sicuramente mi ha convinto questo progetto, la società mi ha convinto fortemente, il direttore, quindi per me è stato un motivo anche di orgoglio. Parliamo di una categoria della C, però voglio dire, sappiamo tutti dove può arrivare, deve arrivare questo Parma, e sappiamo che anche se la categoria è questa, la realtà è ben diversa. Io sono stato qua 3 anni fa e siamo arrivati in Europa League, è stato un anno incredibile, con giocatori straordinari, quindi è un bellissimo ricordo di questa città, di questa piazza, di tutto. E poi c'è stato il rovescio della medaglia, che non sappiamo tutti come è andata a finire, però penso di ritrovare e cercare di dare qualcosa in più che non ho dato quando ero qua, ecco. Questa squadra conosci qualcuno? Sì, conosco il capitano, Lucarelli, e poi Canini, Calaiò, ho giocato spesso contro, quindi basta. Avevi seguito il Parma in campionato, in televisione o sui giornali? Sì, le difficoltà che ha avuto, il nuovo momento invece con cambiare allenatore? Sì, ho seguito anche il derby, perché avevamo in ritiro noi col Cagliari e avevo già parlato anche con il direttore, quindi c'era già stato quasi un accordo, quindi volevo vedere un po' la squadra, vedere la situazione. C'è stata questa partita qua, eravamo in 4-5 in camera che guardavamo la partita, quindi c'era addirittura De Sena che gli parla, anche lui, quindi... C'era il tifo per la Sì. No, faceva il tifo per il Parma, e quindi ho seguito le ultime gare, e un po' all'inizio l'ho seguito perché mi interessava la situazione, perché avevo sentito anche quest'estate Minotti un paio di volte, per questo, ecco. Eccolo. Buongiorno, buonasera. Bentornato Gianni, di parmafanzine.it. L'altra volta, la tua prima presentazione... Tu sei quello che mi fa... questo birichino, Bentornato molto. Anche quei riquadri. No, è stolto. Poi ce n'è un altro. E la prima volta che sei arrivato qui hai detto che era bastata una chiamata, sì. Anche in questo caso credo che sia andata così. Sì, ripeto, il derby penso sia stato a 18-17 dicembre, 19 dicembre, quel periodo lì, la mia priorità l'avevo già data il direttore, quindi ho rifiutato qualche squadra anche di Serie B, però non è, ripeto, sono qui per questo progetto, per la società che mi hanno voluto e questo fa molto piacere anche per una mia passione di rimettermi in gioco, di cercare di vincere, perché lo sappiamo, e la società e il direttore vogliono vincere fin da subito, quindi dobbiamo e devo dare il 100%, e per me questo è fondamentale, mi dà tanta forza, ecco. Tra l'altro sei un po' un esperto di vittoria di campionato, perché lì ci sono varie volte con Cagliari, insomma normalmente dove vai il campionato? Appunto per questo mi piace anche rimettermi in gioco. Abbiamo detto del passaggio dalla Serie A alla C, però ho fatto anche un passaggio simile quando ero a Firenze, comunque in Serie A, che le mie partite le avevo giocate, andai in Serie B a Genova con la Sampdoria a metà classifica, riuscimmo a vincere il campionato di playoff, però fu una scelta, voglio dire, da Firenze in Serie A andare in B, però sono cose stimolanti soprattutto, e che è anche un modo per, come ho detto, di metterti in gioco e di cercare di... mi piace vincere, ecco. Preferisco un campionato in questi anni, comunque 15 anni che gioco a calcio, preferisco un campionato vinto in Serie B che una salvezza in Serie A, per me, ed è anche molto più difficile, quindi per questo, ecco. Una domanda per Simone. Una duplice domanda, un po' ha detto prima il direttore, a Venezia comunque le cose non sono andate bene, che ricorda lì questa esperienza, cosa ti porti dentro,
che poi quanti segreti rivelerai del Venezia, visto che sei giocato sei mesi, cosa ci puoi dire di quella squadra? No, io ti dico che io a Venezia ho intrapreso un percorso di crescita, dato che era il mio primo anno fuori di casa. Ti ascolta, sì. E come ti ho detto, ho intrapreso questo percorso dove sono riuscito a crearmi il mio spazio. Non è andata a buon fine come speravo, e quindi ci sono state delle, non potevo, delle... la mia prima tu ha dato dei fai gol, non parlare, non ho bisogno di parlare. No, penso che mi voglia dire che la prima esperienza non era semplice. Sì, è un'esperienza squadra... che mi porterò sempre dentro di me. Sono felice di aver fatto questa esperienza. Mi ha fatto crescere tanto, in tanti punti di vista, sotto tanti punti di vista, sia come uomo che come calciatore. E quindi ringrazio il Venezia per l'opportunità data, e ora sono qui a Parma a far vedere quello che so fare, e boh, è tutto qua. Ciao Simone, scusa, sono Paolo Grossi, Gazzetta di Parma. Volevo chiederti di presentarti un po' tecnicamente ai tuoi nuovi tifosi. Che tipo di esterno attacco sei? So che giochi un po' contropiede, nel senso che giochi su una fascia, ma usi meglio l'altropiede. Come descrivi un po'? Allora, io sono un esterno destro, ma posso giocare anche a sinistra tranquillamente, mi metto a disposizione del mister, dove vuole farmi giocare lui io quindi gioco, anche non c'è nessun problema. Fai anche i cross allora, non fai solo lì. Sì, tutte e due, sia col destro col sinistro. Comunque preferisco giocare a destra perché a piede invertito ho sempre giocato lì. Mi piace puntare l'uomo sul lungo, contropiede. Devo migliorare, secondo me, molto la fase difensiva, perché è una cosa che mi manca, che mi è sempre mancata, e spero che qui, insieme a uno staff comunque all'altezza, che mi aiutino a colmare le lacune che mi mancano. Ah sì, d'altra parte, guarda, quando eri te un anno fa è arrivato un certo Mazzocchi, non so se lo conosci, sì, il tuo ruolo. Sì, lui si è presentato come attaccante, e finito può giocare terzino. Quindi adesso può giocare anche terzino. Ti insegno il prossimo anno, magari fai portiere finale. Vai tranquillo. No, volevo tornare un attimo sul passaggio dalle giovanili, perché tu nelle giovani di Torino eri un giocatore di carisma, di personalità, e ti ha fatto debuttare anche in Serie A, vuol dire che hanno visto in te delle cose. Non hai debuttato l'anno scorso a Roma? Non tutti debuttano in Serie A nelle giovanili, quindi vuol dire che qualcosa c'è. No, il Torino devo dire che ha sempre creduto in me. Lo ringrazio in particolare, la squadra di Torino. Lo scorso anno mi ha fatto debuttare in un momento dove il Torino era già salvo, e quindi le devo molto. No, tu prima hai detto sì, è stato un po' colpa mia se Venezia non è andata come volevo. Ecco, cosa lui devi? Che cosa ti è mancato in questo passaggio dai giovani ai grandi? Mi è mancata un po' di cattiveria. Secondo me, un po' di, come si dice a Napoli, a cazzimma. Mi è mancato soprattutto quella. E devo dire che cercherò qui, insieme a tutto lo staff e i collaboratori che ci lavorano, a recuperare questa lacuna che mi manca. E hai dei modelli tra i professionisti importanti, i giocatori che sono il poster in camera, comunque quello che a cui ti ispira? No, a me è sempre piaciuto come calciatore Ariel Robben, ma siamo ai livelli mondiali, comunque sì, è sempre stato il giocatore che mi ha fatto più impressione, il giocatore più forte che nel mio ruolo aveva sempre avuto più qualità di tutti, nel puntare l'uomo, nell'uno contro uno, in velocità, tante cose. Diciamo comunque che per le prerogative tue attuali, tecniche, fisiche, 4-3-3 sarebbe giocare nei tre davanti, sarebbe l'ideale per te. Sì, è il mio modulo ideale, sì. 4-3-3, 3-4-3. Posso fare anche 4-4-2, quarto di destra, non c'è nessun problema. Però iniziamo con calma, va bene anche 4-3-3. Senti Simone, senza esagerare. Paolo Pacciani, Gazzetta di Parma.
Negli ultime settimane a Venezia cosa si diceva del Parma nello spogliatoio? Che vi ha recuperato questi punti? Ma ho detto adesso, lasciamo perdere le altre, quelli che dicono di noi, che andiamo a tornare. Parlare del Parma. Pensavano a loro. No, quello che volevo capire è se si la rivolta del Parma sta mettendo pressione, visto che ci dobbiamo giocare fra 10 giorni. Hai recuperato 106 punti, mi sembra, che le ultime 3 giornate. Esatto. Ma lui pensava già al Parma. Sì. Appena il direttore mi ha chiamato, basta. Non potevo non accettare. No, degli altri, ma a parte scherzo, no. Se no poi succede a voi, dobbiamo giocare, il ragazzo lo mettiamo in difficoltà a sapere. Io non gli ho chiesto neanche fuori intervista, perché noi dobbiamo guardare a casa nostra. E già c'è troppe interviste che guardano di noi, che non siamo noi. La formula di passaggio prevede, nel caso in cui un ragazzo faccia bene la possibilità per il Parma di qualcosa, no? No. Prevede solo che lui si trovi bene, che noi possiamo fare bene e il ragazzo vuole rimanere qui perché i rapporti con il Torino sono tanto non cambia tutto, però non ci deve essere, però tante volte c'è pure la volontà del ragazzo. Sì. E giustamente hai detto prima tu, ci hanno creduto nel ragazzo, hanno fatto sentire in Serie A e o ti danno un prestito, un riscatto altissimo, ma non possiamo competere su questo. Altre domande? La prima è insomma il contratto è firmato fino al 2019, se non sbaglio. Quindi c'è una strada lunga comunque da fare con il Parma. L'idea sarebbe quello di, dopo essere stato nell'ultimo Parma, riportarlo magari anche fino al Serie A, per una terza emozione. Sì, quello è il sogno che ho io, che ha la società, che ha il direttore, ma più che sogno dobbiamo chiaramente realizzarlo perché è troppo importante per ognuno di noi, per la società e per la città riportare questo Parma dove merita. Chiaramente sarebbe la ciliegina sulla torta, perché poi parliamoci chiaro, fra 2 anni non sono più un ventenne, quindi sarebbe anche un modo non per finire, però per aver fatto qualcosa di importante per una città che comunque anche solo per un anno ha dato tanto. Ecco, per modo di quell'anno, a chiudere, può essere che anche questa tua nuova avventura col Parma sia un po' una sorta di vincita, perché quell'anno comunque non hai avuto tanto spazio, era il bomber di Coppa Italia, perché segnavi sempre, però per il resto insomma è anche una rivincita tua di prendi lo spazio che non ti hai ripreso l'altra volta. Sì, sicuramente, devo cercare di ritagliarmi il giusto spazio, però chiaramente ci sono, come ha detto il direttore, adesso c'è un gruppo compatto, un gruppo coeso e siamo tutti a disposizione, sia io che tutti quelli nuovi che sono arrivati, a disposizione del ministro, della società, e dobbiamo tutti insieme a quelli vecchi che comunque hanno fatto tanto in questo anno e mezzo e cercare di essere compatti, di essere gruppo, perché si vince solo così i campionati. Altre domande? La domanda per il direttore. Prego. Domenica rischiamo di non avere né Menassi né Lucarelli, se ho capito bene. E una delle priorità che avevi, della quale avevi accennato, è quella di prendere un difensore. Sono arrivati 2 centrocampisti, l'attaccante, il difensore arriva entro domenica o no? No, con la sicura che ho cambiato idea. Cioè, abbiamo giocato una partita con Giorgino, difensore centrale. Vediamo, perché non sto dicendo, attenzione, quando parlo io non dico rido, ma non dico fesserie. Nel senso, può darsi abbiamo la bella idea, perché non dormo la notte, perché noi dobbiamo avere 16 in lista. La coperta è sempre corta. Allora è logico che vorremmo prenderlo o vorremmo avere delle alternative, però ci abbiamo Benassi, Saporetti, Canini stesso, cioè ce ne sono 4 che possono giocare tutti, Giorgino, all'evenienza, ma Gianni, cioè, purtroppo poi gli infortuni, sai, vengono tutti nello stesso
nella difesa, nel centrocampo, vengono tutti insieme. Dobbiamo tenere in botta, vedere e fare i conti con questa lista. Perché per adesso di uscite abbiamo fatto solo Melandri. Dobbiamo lavorare pure su quello. Non è semplice perché le cose, le uscite si fanno in tre, non si fa una contro uno, cioè non è io con l'altra società, c'è di mezzo anche il calciatore, c'è il procuratore, c'è l'ambizione di tutti, c'è la volontà di tutti di rimanere a Parma perché stanno bene, hanno alle spalle una società seria, però tante volte si devono prendere decisioni che non è facile prendere, soprattutto quando io e il mister arriviamo siamo nuovi e dice sono arrivati questi fenomeni, voglio cambiare tutto, ma non è così. Potremmo anche sbagliare, però se vogliamo non è Fagiano, D'Aversa o la società vuole cambiare, vuole cercare di fare un passo in avanti, cioè non è cambiare, perché come ho detto prima chiunque ha dato tanto a questo campionato, se stiamo lì nei grupponi di testa è pure grazie a tutti gli altri, però si può cercare di dare un qualcosa in più. Non la sua lista, quindi sono 16 o 17, cioè il fatto del giocatore bandiera? No, Lucarelli non è di 16, per l'Inter che Lucarelli non esiste, cioè non gioca da un giorno, per cui non puoi mettere fuori lista Lucarelli perché non ci potrebbe entrare nessuno, oppure cedo Lucarelli e sono sempre 16. Non sono queste le cose, cioè non è meglio. Era per spiegarti meglio. Il giocatore bandiera che ha uno in più, no? Sì, uno in più. Posto altre domande? Grazie. Grazie a tutti, grazie. Facciamo le foto di vento.